Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui finalmente con un altro unboxing, questa volta però della tastiera X40, ovvero una tastiera meccanica con soltanto una mano. Ovviamente, come potete vedere qua, abbiamo anche la seconda telecamera, ci siamo un attimo organizzati per farvi vedere più nel dettaglio questi nuovi prodotti. Quindi passiamo all'altro cambio di fotocamera. Questa è la scatola, appunto, che fa vedere la tastiera una mano, l'X40 gaming, eccetera eccetera eccetera, compatibile con Nintendo Switch, PS4, Xbox One e ovviamente anche tutte quante le altre console, quindi anche PS5, Xbox Series X e PC e tante altre console. Ovviamente la scatola è, si presenta in questa maniera. Ovviamente al lato abbiamo immagini di pad, varie illustrazioni su come configurarle poi con le varie console, informazioni, logo Hi-Tech, semplice e chiaro, e ancora un'altra immagine della nostra tastiera. Ma adesso andiamo a unboxarla. Io qui ovviamente sono un attimo preso un po' di informazioni perché è molto importante, è anche carina come tastiera, ovviamente per chi non ha spazio e vuole avere soltanto una piccola tastiera e non vuole neanche avere la mini, può comprarsi quella a una mano. Ma adesso la andiamo a aprire con molta calma. Ovviamente ragazzi, all'interno è semplicissimo, ci abbiamo questo scatolo, ci abbiamo la nostra tastiera, il cavo, lo faccio vedere dall'altra parte, mi è caduto qualcosa, abbiamo semplicemente questo scatolo con all'interno tutto quanto. Vabbè, lei sarà caduto, infatti l'appoggio a coso. All'interno abbiamo il manuale di istruzioni dove ci dice qualsiasi cosa ragazzi su come configurarla, eccetera 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 eccetera. Allora iniziamo, troviamo il nostro cavetto per ovviamente collegare la nostra tastiera USB Type-C, ragazzi, ottimo, interessante, Type-C, quindi GG per Hi-Tech che ha messo anche un cavetto Type-C, lo appoggiamo qui e poi qui dentro abbiamo la nostra tastiera in questa bustina piccolina. Usciamo in questo momento, mentre questo è il momento più bello di tutto quanto l'unboxing. Oh ragazzi, molto bello, dai, comunque è piccolina ragazzi, cioè detto onestamente così al primo impatto, forse dal video non riuscite a vederla perché il video è abbastanza strano, ma è molto piccolina, per chi ovviamente non ha la possibilità di avere una tastiera normale o comunque una mini tastiera e vuole cominciare con qualcosa di molto basic, ecco diciamo questo termine. Il nome della tastiera si chiama X40 Mechanical, è una tastiera appunto meccanica con una mano, compatibile sempre con PS4, PS5, poi ovviamente durante il video vi faremo vedere in azione questa tastiera, tutti i tasti, come è possibile programmarla, aggiustarla, eccetera eccetera eccetera. Ha 4 tasti macro, ragazzi, programmabili. Questa è la cosa molto figa, che ci sono questi 4 tasti programmabili macro dove noi possiamo mettere qualsiasi azione di un computer, di un'azione di un gioco, ascoltare musica, possiamo fare un pochetto di cose molto interessante, perché comunque 4 hai la possibilità di fare qualsiasi cosa, programmati 4 tasti, comunque è tanto. USB Type-C, come vi ho detto, che è il cavetto appunto di collegamento con la tastiera al PC, e 3 porte USB, ragazzi. Ovviamente abbiamo quella a fianco al collegamento, all'attacco della tastiera al PC, ne abbiamo un'altra qui nascosta e altre 2 qui. In più abbiamo anche il jack audio da 3,5, quindi molto interessante questo jack audio attaccato direttamente alla tastiera senza collegarla al PC, quindi non occupiamo una porta jack, molto comodo. In più abbiamo anche una cosa
molto bella, secondo me, molto divertente, perché veramente per chi ha le mani piccole come le mie, che vi faccio vedere adesso qui in questa altra telecamera, c'è il poggia polso, ragazzi, che comunque è programmabile facendo semplicemente questo click. Potete programmare appunto il vostro appoggio polso e averli ovviamente in una posizione diversa rispetto alla solita. E vi faccio vedere anche come si fa per metterlo normalmente. Si dà semplicemente uno scatto in avanti e per buttarlo completamente indietro si dà semplicemente uno scatto indietro. Quindi molto semplice, non è difficile, non è complicato. Non vi preoccupate al crack che fa, tranquilli, è normalissimo. Aspetta, è normalissimo, non è un problema. E la cosa che mi ha stupito, onestamente, è che è stata molto interessante. L'ho detto, vabbè, la prima volta che li vedo anche, sono gli switch ottici arancioni, ragazzi. E questi, non so, è la prima volta che vedevo questi switch arancioni. Di solito io ho quelli rossi, Silent Red, perché ho, beh, semplicemente non voglio fare casino con la tastiera. Ma adesso vi farò sentire il rumore dei tasti, che devo dire non è proprio rumoroso, è una via di mezzo, ragazzi. Quindi, ragazzi, non è proprio rumorosa, vi devo dire. E in più, dove c'è la parte di WASD, è completamente diversa rispetto agli altri tastini. Ha una parte, come posso dire, ruvida, ha questo pattern, questa skin qua abbastanza bella, molto bella al tatto, devo dire. Me gusta, devo dirvi la verità. Quindi, ragazzi, e in più ha anche, che questo lo scopriremo insieme, ragazzi, lo scopriremo durante il video, ha l'analogico al lato destro, dove sicuramente sarà programmabile, ovviamente, come vi ho detto durante il video, lo andremo a vedere con molta calma, andremo a vedere questa tastiera con molta calma. In più vedremo anche, faremo qualche partita, qualche azione su Fortnite, vediamo un attimo che gioco testeremo. Però comunque, raga, per chi non ha spazio, effettivamente io vi consiglio una tastiera del genere. Comunque il prezzo è fattibile, poi comunque scriveremo tutto in descrizione, vi lasceremo tutto quanto in descrizione, il link dove acquistarla, il sito e anche le specifiche tecniche. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti fino a qua a vedere questo unboxing. Ci vediamo dopo, appunto, nel gameplay, ragazzi. Un bacio.